vita lassù, eterna col Salvatore. Davanti solo cuore, hai vinto di vita al cielo, il nostro premio in cielo, e i visi al nostro cuore, col popolo riscattato. Un caro saluto a tutti coloro che seguono il canale di Rimini e a tutti quelli che sono collegati in questo momento, si collegheranno in futuro per condividere una breve meditazione della parola di Dio. Il profeta Isaia, 700 anni prima della venuta di Gesù, scriveva queste bellissime parole, nel capitolo 53, dal versetto 5 al versetto 8. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Già. Chi rifletté? Riflettere. Sono pochi quelli che riflettono in realtà. O meglio, molti riflettono, ma bisogna vedere in che modo. Riflettere è un'attività che facciamo più o meno tutti, anche inconsapevolmente tutti i giorni. Lo facciamo sia in senso fisico che in senso mentale. Ci guardiamo davanti ad uno specchio. Guardiamo non soltanto il nostro viso, ma anche i nostri pensieri, quello che crediamo sia giusto oppure no, e lo confrontiamo con uno specchio. Questo specchio può essere noi stessi, le nostre opinioni, i nostri amici, l'ambiente esterno, la nostra famiglia, quello che gli altri pensano. E infatti è molto importante rendersi conto di quale specchio noi usiamo, non soltanto per guardare il nostro viso, ma lo specchio che usiamo per verificare i pensieri della nostra mente e del nostro cuore. Che specchio usiamo? Quale specchio usiamo tutti i giorni per verificare quello che siamo e quello che pensiamo e quello che facciamo? Mi viene in mente una famosissima favola dove il personaggio negativo di turno diceva al proprio specchio: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Adesso, a parte la citazione poco biblica, ma noi ci specchiamo tutti i giorni in qualcosa o in qualcuno per verificare le nostre
caratteristiche con quello che è il nostro obiettivo, quello che è il nostro modello. Ognuno di noi ha il proprio specchio. Quello che questa sera voglio condividere con voi è che esiste un unico specchio che funziona veramente, è la parola di Dio. È uno specchio che non mente, è uno specchio pulito, è uno specchio limpido, uno specchio eterno. Nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, dal versetto 23 al versetto 25, è scritto: perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, ed egli sarà felice nel superare questi momenti difficili dove tutti quanti dovremmo essere più portati a riflettere. Dovremmo pensare: ma io come sto riflettendo? Che specchio sto usando? Sto usando la Bibbia? Sto usando me stesso? O sto usando le opinioni degli altri? O ogni giorno cerco di vivere limitando i danni, aspettando un domani migliore. L'unico specchio che funziona è la parola di Dio. Io invito me stesso per primo e tutti noi a usare questo specchio, proprio come abbiamo letto. Non soltanto per guardare chi siamo veramente, e una volta guardato quello che siamo veramente, andarcene e dimenticare quello che la Bibbia ci ha detto, ma riflettere in senso letterale, piegando, flettendo la nostra anima e la nostra mente, piegando la nostra anima e la nostra mente al punto di vista della parola di Dio. Ne avremo solo del bene, la nostra vita ne guadagnerà e noi saremo felici nel nostro operare. È una promessa della parola di Dio, le promesse della parola di Dio sono vere, sono eterne, sono senza pentimento. Vorrei salutare tutti voi con un altro versetto che si trova nella seconda lettera di Tessalonicesi, al capitolo 3. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi.